Prima di iniziare questa tombola, vuoi scendere dalla sedia? No, le piedi, la delizia con la napoletana. My mother. Napoli del 1734. Buone feste. Buone feste. My father. E un monaco domenicano che si chiamava Gregorio Maria Rocco. Ma là, usurduis è la tombola. Perché dovete sapere che durante il regno borbonico nato un blana napoletano il giovane Lotto, no, tu vuoi che ha detto ah no 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 tra i sicuri un po' non dava stava cosa fa? Non so ancora mangiare questa merda, l'ha compris? A Vutella 80 niente, ma che schifo, ma no, ma che schifo, a Vutella quant'è? 80 a Paboscia 40 40 uè che schifo, non hanno numero invece là 2 9 paura 90 90 Cavale! Mamma mia 75 va va là o canne o tengo gagne la quaderna, cazzo numero, cazzo ho messo tutta la guarda, come la gagne? Ovicchiaiella 53 53 52 andiamo, aspetta, va 53 a Buteca 86 86 ottenga, dubbio quante vince? L'onda e merda, 72 Giulien, ehi Giulien Obiezze Carna 49 o il canne le tenghe o porca 4 quante? 50 che mazzo 50 euro la canna Cascagnelle 36 60 la sposa fa 63 no aspetta si sposa fa 63 73 63 63 ma della Calaca canta Napoli Napoli matrimoniale voilà, allora ragazzi, giornata da sole oggi, iniziamo 2 gennaio, ieri non vi ho fatto vedere niente perché sinceramente stavo veramente stanchissimo, giornata bellissima da sole, adesso incominciamo ad andare un po' per sole che devo fare un po' di acquisti, devo vedere un po' di cose, però come appunto vedete e vi giuro che io sto solo con la camicetta sotto, non c'ho neanche la magliettina di lana, quindi camicetta mi ha consigliato pure il giubbino, no. E a Gerizia si sta proprio benissimo,
proprio i 20 gradi qua, quindi è una cosa ottima. Ragazzi, quindi oggi non so dove andremo e vi farò vedere sicuramente qualche bel ristorante sul mare. A più tardi. Pozzuolo. Siamo a Pozzuoli. Praticamente ancora un orario, eh? Qua che hanno fatto bellissime illuminazioni. Andiamo a vedere subito gli apparecchi che dovrebbero essere qua. Non mi ricordo. Andate a baccare. Ah, qua è bello vedere di sera. Allora, questo dovrebbe essere uno. E qua ci dovrebbe essere l'altro. Hanno fatto una delle belle illuminazioni qui. Interessante. Allora, ritornati al ristorante Zia Teresa, sempre nel suo bellissimo scenario. E stiamo scegliendo. A più tardi. Didi è tua, Samer. Voilà, noi siamo dal ristorante che si chiama Zia Teresa, se lo Borgo Marinero vuole... Anche a Monte Carlo, non esiste un posto così. Même à Monte Carlo, il n'y a pas un endroit comme ça. Attends, mais je te fais regarder juste une chose. Toi, aime les bateaux, hein? Là, le Vésuve. T'es toujours un fête ici, à Naples, mais moi, je voudrais que tu es là. Mère. Et quand tu arrives, c'est ton passeport de mer. Vai, ça, mère. À tout à l'heure. Attends. Voilà. Bruschetta, frittelle di mare che abbiamo già mangiato. Poi qua abbiamo cocktail di gamberi. Questo lo tolgo, questo piatto qua? Oui. Dammi la forchetta. La forchetta. Yeah. L'immancabile mozzarella. A Napoli dobbiamo mangiare la mozzarella. Allora, come regardare la mozzarella, che sia una mozzarella di buona qualità, sopra un po', dovete apprezzare ici, e se tombolo lì, c'è bien. Voilà. Guarda come tomba. Voilà. Allora, spaghettino con polipetti alla luciana, ti rappresenterebbero questi polipetti piccolissimi che sono gustosissimi. Guarda quanto è piccolino questo polipetto, eh? Voilà, però uno. E quindi poi arriverà la bistecca, la filetta a pepe verde. È obbligatorio che quando si porta un tavolo si deve portare completo. Non è che uno guarda e l'altro mangia, questo insieme. È un punto di meno. Ah, questo qua è pane, oui. Lo puoi anche togliere, oui. Filetto a pepe verde. Aspetta, ora te lo taglio io, oui, oui. Allora, sa se le veritable baba. E dove lo... Mon Dieu, com'è grand. E lo vamo lì. È pieno di liquore. Voilà. Mon Dieu. Non arriva, ma sì, oh là là. Attenta.
Sa, se la verità va va. Com'è? È buono, eh? È buono. Sa, se lo va va, eh? Ma perché devo fare una cosa grossa? Madonna mia ragazza, quanto è buono, mamma mia. Mamma mia. Voilà, anche questa volta veramente un ristorante eccellente. Ma qua è stato proprio come buonissimo, purtroppo è enorme. Cioè non si riesce a mangiare tutto, però, cioè non è che non si riesce a mangiare tutto, il problema è la coscienza, che voilà, buonissimo. Voilà, allora Summer, ti voglio far vedere questa cosa. Quello là è il nostro hotel, questo qua che tu vedi, che è scritto guardi sì, se tu lo cratere del vulcano, e sì, regardo sotto la vapore. C'est tout le volcan et nous sommes avec l'hôtel là. Oh là là, voilà, ça mérite cette petite registration. Ça c'est la Solfatara, représente le cratère volcanique, et là nous sommes avec l'hôtel où sont les palmiers. Regarde, ici c'est un volcan actif, hein? Magnifique à toute l'heure.